che viene da voi e dice: io voglio fare questo, voglio cambiare. Se non è così, non è fishing for job, come si dice negli Stati Uniti, cioè pescare lavoro. Cioè non è che il coach va con la rete di maglie e dice: oh, ragazzi, dai, ti preoccupare, faccio io, che pensi mi, come il tipo lì di Arcore. Non funziona così. Autonomia, consapevolezza rispetto a cosa? Rispetto al cambiamento che si vuole intraprendere, consapevolezza rispetto al punto di partenza. Al punto di partenza. Voglio fare il venditore. Perché? Cavolo, vedo dappertutto sul giornale che ci sono annunci di venditori, cerca se venditore, tutti quanti vogliono, cercano un venditore, sono disoccupato, voglio fare un venditore. Ma tu pensi di essere in grado, pensi di avere i talenti per poterlo fare? Pensi di avere le competenze per poterlo fare? Pensi di avere la giusta predisposizione nelle capacità relazionali per poterlo fare? Ma sai, io veramente sono un tipo timido. Amici? Sì, però ci esco poco la sera. Preferisco in genere vedere un bel film e leggere un racconto. Poi ne parliamo, dai. Poi, responsabilità. Il cambiamento, il percorso che si vuole intraprendere è il percorso che deve fare il coach. Io al limite mi metto lì di fianco, gli posso raccontare il contesto, gli posso dire: guarda, questo è il campo di gioco, ti posso dire: guarda, c'è vento o non c'è vento, prova a ricordarti com'è, come funziona. Però alla fine chi tira con la mazza è lui che deve sentire quello che racconta il prato del green. Se c'è pendenza o meno, se c'è l'erba più alta o più bassa, è lui che deve capirlo. Fiducia, qui parliamo del coach, prima abbiamo parlato del coach. Io come coach devo avere fiducia in te, perché se non ho fiducia ti sto rubando i soldi. Il coach deve avere fiducia in se stesso, perché se parte con un "non ce la farò mai", buonanotte. Se tu dici a un venditore "quello è l'obiettivo", diciamo, dici dopo una serie di interazioni, mettiamola così, e lui durante tutto questo processo di interazione gli dice, anche l'assistenza posto vendita lì: "non ce la farò mai", beh, buonanotte, no, non ce la farò mai. Che può avere anche senso un "non ce la farò mai" se effettivamente l'obiettivo non c'ha senso. Però in un processo di interazione come quello del coaching, se non c'è la fiducia verso i propri stessi mezzi, poi vedremo che ci possono essere anche dei tecnici per portare, anche per far crescere la fiducia nelle persone. Perché è logico che se io ho, come ho, la panza, e non è che posso dire, o meglio, posso anche dirlo: tra 2 anni vado a fare la maratona di New York. Però secondo te, se io oggi dico tra 2 anni andrò a fare la maratona di New York e poi mi fermo lì come statement, come affermazione, quanto ce la posso fare? Non sono credibile. Poi vedremo quando potrò essere credibile, quando tu coach giudicherai me coach credibile. Creatività. Molto spesso c'è questa esigenza di cambiamento ed è bene che provare a far uscire al coach anche una spinta creativa nelle soluzioni. Se parliamo specialmente di business, nel business ci possono essere due figure di base, no? Ci può essere follower rispetto a qualunque cosa, quindi si può seguire una determinata moda, oppure si può provare ad impostare un qualcosa di distintivo, di unico, una proposizione di valore che ti permette di emergere. Voi avete parlato di strategia Oceano Blu? Sapete cos'è? Ok, poi nel caso se... questo lo accenno domani. Disciplina. Che significa disciplina? Significa darsi delle regole rispetto a cosa? Rispetto, non all'obiettivo, rispetto alle azioni che mi devono portare all'obiettivo. La disciplina, stiamo già nell'azione. Con la disciplina stiamo già nell'azione. Poi posso essere anche, comunque azione, anche nel pensiero, non soltanto fisico. Nel senso che io, per disciplina, visto che mi considero uno sfigato per natura, e questo è il mio punto zero,
Per disciplina mi dico, tu ogni mattina davanti allo specchio vai e ti dici quanto sono figo. Poi no, ti metterai a ridere. Ok, però posso dire, già il fatto che tu ti metti a ridere, anche lasciami dire di questa affermazione qua, cambia lo stato d'animo. Se lo sai che lo stai facendo in prospettiva di qualcosa, diventa un po' la metti un po' sul ridere rispetto ad un è merda di giornata. Guarda, che è profondamente diverso, eh? È profondamente diverso. È profondamente diverso. Divertimento, che poi è questo qui. Questo percorso l'ho fatto non perché è una cura da qualche male, eh? Non perché Dio ci ha castigati a seguire un coach perché siamo condannati a. La stragrande maggioranza delle persone vive galleggiando, vegetando. Perché non farlo anche voi? Prego. Perché non farlo fare anche ai vostri collaboratori? Prego. Però se sta roba qua la volete fare, e questa roba qua significa migliorare, cambiare, sulla base di ciò che voi stessi volete, non in base a quello di cui io mi invento perché oggi ho letto sul Corriere della Sera quella notizia lì e quindi voglio che tu ti candidi alle regionali l'anno prossimo. Io non sono politico, però devi migliorare, devi candidare alle regionali. No? Non funziona così. È un obiettivo vostro? È un obiettivo che deve essere fatto per. No, con passione, ci deve essere passione, ci deve essere divertimento. Lo dovete vivere bene. Perché? Perché le sfide che dovete affrontare saranno tante. E se non c'è passione, se non c'è divertimento, rischiate di arenarvi al primo stop. Bene, i quattro stili del coaching. Questi qua si misurano in base alla capacità del coachee, quindi bassa capacità, alta capacità rispetto all'obiettivo da raggiungere o alle azioni da intraprendere, e livello di motivazione e apprendimento sempre del coachee, che può essere basso o alto. Intanto su queste qua, questa slide mi piace molto, a me piace molto. Vi è chiaro? Un buon coach. Nella consapevolezza Sì. Sì. di sette forze. E un buon coach, possibilmente, queste sette forze non dovrebbe neanche raccontarle. Allora, se io giorno zero mi metto lì e mi dico, e ti dico, allora, non mi ricordo il nome, Gianluca, tu da domani con me dovrai essere autonomo, consapevole, responsabile, fiducioso in te stesso, creativo, disciplinato e passionale. Tu dici, che cazzo sono capitato? Ti spaventi se ti dico una cosa del genere. Ecco, queste cose qua vanno fatte uscire fuori dal coaching. Da parte ovviamente del coach, il coach attraverso la guida e l'osservazione e l'ascolto riesce a capire se il coachee è adeguatamente autonomo, adeguatamente consapevole, adeguatamente responsabile, fiducioso, eccetera. E a quel punto lì poi agisce con delle leve. Poi ci sarà un momento in cui lui dirà: caro coachee, prova a raccontarti come sei adesso. Allora lì si innescheranno anche dei processi di autoconsapevolezza, per cui sarà anche lo stesso coachee che si vedrà in modo diverso. Perché c'è un tempo zero anche per il coach e per il coachee, in cui al coachee viene chiesto di raccontarsi sul come è ora, ma non rispetto a queste sette qua. Raccontati, poi vedremo come. Raccontati, ok? E quello diventerà per me la sua baseline, cioè la sua linea di partenza, rispetto alla quale poi andremo a misurare tutti gli avanzamenti. Però non vado mai a dichiarare queste sette variabili, perché se no rischio di spaventarlo subito. Specialmente se lui ha voglia di cambiamento, ma ha qualche dubbio, sa che può, ma che non può, capacità medio bassa, eccetera, eccetera. Questa roba qui diventa per lui fonte di stress. Lui si stressa. Lui torna a casa e dice:
Cazzo, sulla disciplina, porco Giuda. Devo farmi più spesso la doccia. Un giorno, un'ora di divertirmi, devo ridere di più. Autonomia, il latte non lo faccio da solo. Cioè, vai in stress. La cosa deve nascere man mano, in modo progressivo, anche sull'ambiente di lavoro. È importante che chi valuta le persone abbia una sua griglia di riferimento. Però questa griglia di riferimento sia, come dire, anche nota a chi deve essere valutato, perché in questo modo diventa un processo trasparente di valutazione, possibilmente, come dire, senza relazioni privilegiate, mettiamola così, perché ci sono dei parametri oggettivi di valutazione. Però non è che poi ogni giorno gli stai lì a ricordare che deve fare determinate cose, ovviamente. Non è che ogni giorno devi stare lì con il venditore e dirgli: allora quanto stai? Allora quanto stai? Allora quanto stai? Definirai delle cadenze che siano con un certo lasso temporale all'interno del quale, ovviamente non mese, ma comunque ristretto settimanalmente o due cerchi settimanali, quello che è, dipende dal tipo di business che si fa, all'interno del quale comunque tu lo fai agire con autonomia e con responsabilità rispetto all'obiettivo che si è concordato volersi raggiungere. Allora, tutto chiaro su questa slide? Altre domande? Questa è molto importante sia per voi che per i coachi. Ripeto, questa roba qua alla fine poi si trasformerà in una sessione di self-coaching, quindi diventeremo un po' tutti coach e coachi l'uno dell'altro. Ok? Quindi questo è molto importante. Questo è molto importante anche per voi stessi. Queste sono 7 variabili rispetto alle quali voi stessi, già da stasera, già da domani mattina, vi potete mettere lì e dire: ok, ma io come sono rispetto a queste 7? No, questo poi ovviamente, voi siete qui, attenzione però, voi siete qui con una veste un po' particolare, perché è vero che poi la trasformeremo in una sessione di coaching, eccetera, eccetera, però questa qua è un'aula di formazione, non è una sessione di coaching. Se fosse una sessione di coaching io non ve l'avrei detto sta roba qui. Voi siete qui per tra virgolette imparare, apprendere, condividere, discutere alcuni fondamentali sul coaching, per cui è necessario che io questa roba qui ve la racconti, ok? E il fatto che voi state già qua significa che comunque avete già quel giusto livello di motivazione per voler intraprendere un certo tipo di cammino di cambiamento, dove anche la sua semplice curiosità può essere utile, può servire, perché molto spesso tante cose iniziano proprio dalla curiosità. È dalla curiosità che il bambino apprende che non può mettere la mano vicino alla pentola, perché se siamo bravi, ok, riusciamo con i genitori a togliere, ma alla fine se non senti il calore della pentola il bambino tenderà sempre ad avvicinarsi, tenderà più delle volte. Allora, i 4 stili del coaching. Capacità bassa, lui ha basse capacità, non ha particolari capacità, livello di motivazione e di apprendimento basso. L'approccio è quello del dire. Che significa dire? Questo è molto semplice. Dire che significa? Significa che sto qua già non sa cosa vuole fare. Livello di miglioramento, non si capisce, eccetera, eccetera. Quindi io, coach, dico a lui cosa fare. Io personalmente lavori del genere non ne prendo. Se tu non sai cosa fare e tu non sai neanche perché lo vuoi fare, qualcosa che non sai cosa vuoi fare, che diventa che ci stai a fare? Allora, lì diventa un po' complicato. A questo punto diciamo che il primo appuntamento, quello che dovrebbe essere poi conoscitivo, provare un po' a delineare i percorsi, eccetera, eccetera, può diventare un po' più spesso, un po' più articolato, perché bisogna capire se c'è la possibilità da parte di questo signore di passare ad un livello superiore. Perché un rapporto di coaching che si basi solo ed esclusivamente e sempre sul dire, beh, lasciami dire, lì stiamo creando dipendenza. Non indipendenza, nel mio caso, secondo il mio pensiero. C'è un altro stile di coaching, quello del vendere. Vendere che significa?
Significa che tu hai alte capacità, hai una certa esigenza di miglioramento, di apprendimento, ma comunque rimane bassa. Quindi vuoi cambiare, però sei dubbioso, hai dei dubbi sul cambiare. Allora io cosa faccio? Vendo. Che significa vendere? Allora io ti faccio vedere cosa si fa e se a te piace ciò che io ti sto facendo vedere, allora tu lo compri. Cioè, io ti faccio vedere un certo comportamento, ti faccio vedere un certo stile, ti faccio vedere un certo metodo. Se tu vedi, tu sei dubbioso all'inizio, non lo sai, forse non mi piace, ma non lo so, vediamo, capiamo, non sono sicuro che sia nelle mie corde. Io approccio del vendere, ti faccio vedere come funziona. Cazzo, una figata. Ok, lo compro. Questo è l'approccio del vendere. Però cos'è? Anche qui. Come per il dire, c'è la figura preponderante mastodontica del coach che si mette lì e per certi versi insegna, no? Perché alla fine il dire gli dicevo esattamente scrivi qui, eccetera, eccetera. Nel vendere gli dice: allora facciamo così, no, tu non scrivi, ti scrivo io, poi gli dice: guarda, ti piace il tratto di questa penna? È bello. Tu hai dubbioso se comprare o meno questa penna, vedi il tratto di questa penna, vedi che è scorrevole, vedi che ti piace, la provi e se va, fighissimo, ok, comprata. È un po' questo tipo di approccio. Il suggerire, invece, si ha in contesti in cui la capacità del coach è bassa, però c'è un'alta motivazione. No, io non so come si fa, non lo so come si fa, però sono fortemente motivato a cambiare. Allora, questa è la tecnica del suggerire. Allora, io non ti faccio, io non ti vendo, non ti dico come si fa, perché vedo che in te arde il fuoco della passione, che è il metodo giusto affinché una persona cambi, che provi su se stesso le cose. Quindi io ti suggerisco, tu provi, osservi e mediante processi di osservazione, feedback, osservazione, feedback, osservazione, feedback, tu, tac, vai nella direzione in cui hai deciso di andare. Partire da qui ed evolvere significa poi andare verso questo blocco qui, che è quello del porre domande, dove non ci suggerisce, non si vende, non si mostra nulla, ma si va lì e gli si dice: allora, dobbiamo raddoppiare le nostre vendite in Puglia. Come facciamo? Poni questa domanda al tuo venditore. Non dai suggerimenti, non gli stai dicendo, non gli stai mostrando come si vende. Lo stai stimolando. Lui ti darà una risposta. Tu gli farai un'altra domanda. Poi gli dirai: cosa ne pensi? Cosa ne penso io? Questo è l'approccio socratico, l'arte della maieutica. Quindi lo stimolare. Il maestro che si pone allo stesso livello del discepolo e lo porta ad un livello più alto. È molto bello. Anziché andare a dire a un tuo dipendente: da domani fai così, tu gli dire: allora, secondo me in Puglia possiamo fare molto di più. Almeno possiamo raddoppiare il fatturato. Cosa ne pensi? Dove potremmo agire? Dice: ma forse no, ma non lo so, ma guarda che è un casino. Ma non lo so, proviamo a capire. Secondo te, quali sono le variabili su cui si potrebbe agire? Ma sono tutte quante presi dai nostri concorrenti? Ma i nostri concorrenti come... Ma secondo, non intravedi nessun possibile cambiamento rispetto a sta roba qua? Non possiamo distinguerci in nulla? Porre domande e far crescere le persone. Porre domande e far crescere le persone. Perché molto spesso noi, quando sperimentiamo nel mondo del business, non ci poniamo una domanda fondamentale. Cioè, come possiamo distinguerci dal mio vicino di casa? Perché noi siamo abituati a girare la chiave, aprire la serranda, abbassare la serranda, stare a fumare la sigaretta sull'uscio. Cazzo, non passa nessuno. Abbassare la serranda, andare a mangiare. Però non ci poniamo domande stimolanti. Il porre domande va bene anche per noi stessi. Trovate tematiche nuove, osservazioni nuove, anche rispetto a quello che fate. Come lo farei in modo... Questa roba qua la potrei fare in modo diverso?
mi è utile farlo in modo diverso? Posso creare maggior valore nel farlo in modo diverso? Posso creare maggior valore nel non fare proprio una cosa? Che tanto alla fine poi non si capisce perché lo faccio? Perché la faceva mio padre, l'azienda è di mio nonno, il concorrente di fianco fa allo stesso modo, però alla fine se uno chiede al cliente ma sta roba qua ti serve? No, non mi serve. Cazzo, allora perché la stiamo facendo? Nessuno si è mai chiesto questa domanda, nessuno se l'è mai fatta. Perché facciamo le cose? Chiedetevi perché fate le cose. E in quello che voi fate ravvisate del valore, perché se non ravvisate del valore cancellatela. Questa domanda nelle aziende nessuno la fa, ma quello che facciamo ha valore. Ci esercitiamo, cominciamo, scaldiamo i muscoli del coaching. Allora, la prima sessione è molto importante. Perché l'obiettivo del coach qual è nella prima sessione? Osservare, conoscere la persona, ascoltare, capire cosa vorrebbe, fiducia. Sono sicuramente scandagliare rispetto a quelle 7 variabili. Il tema è capire il contesto, capire con chi si ha a che fare, per far sì che si possa disegnare la migliore delle strategie. Questo è l'obiettivo della prima sessione. Perché la prima sessione può essere anche una sessione, come nelle assemblee delle società, quindi quelle che iniziano un giorno e poi per motivi politici durano un mese, per cui finché non viene chiusa, può durare anche più giornate la prima sessione. Perché l'attività di comprensione del contesto, prima di disegnare una strategia, prima di chiedere al coach, al proprio dipendente, di definire il proprio obiettivo, richiede più tempo, perché dobbiamo capire il giusto livello di motivazione, dobbiamo capire le sue capacità, non solo tecniche, ma anche di natura relazionale, se parliamo di un venditore o se parliamo comunque di un professionista che è chiamato a dover agire con cliente e quant'altro. Quindi la prima sessione è fondamentale. Sbagliare la prima sessione significa poi incominciare a fare dei zig zag. Quindi l'invito è, per chi farà il coach, per chi è coach, per chi comunque ha sviluppato tecniche di coach all'interno del mondo del lavoro, il primo momento è un momento molto importante, perché vi serve per capire il contesto, ok? Non dovete ascoltare le vostre parole, ok? Non dovete ascoltare le vostre parole, dovete ascoltare quello che dice l'altro. E quindi la domanda chiave da porre è, alla fine, quella che vi ho posto inizialmente. La domanda che vi ho posto inizialmente qual è? Perché siete qui? Ovviamente si può dire, raccontare in modo diversi, ma è questa poi la domanda chiave. Perché siete qui? E poi da lì si scaturisce anche tutta l'osservazione possibile e immaginabile da parte vostra. Quindi stimolando con domande. La prima sessione sono domande continue. A prescindere se l'approccio è dire, vendere, fare o suggerire, la prima sessione sono domande. La prima sessione è porre domande, perché voi dovete capire il contesto. Dovete capire il contesto. Allora, il tuo obiettivo. Quindi capito il contesto, a questo punto cosa deve fare il coach? Deve capire il coach dove vuole andare. Perché se no, che stiamo a fare qua? Allora, dove vuole andare? Il dove vuole andare, questo è molto importante. Risoluzioni verso il risultato, non verso il problema. Non vi dovete raccontare che siete degli sfigati. Non vi dovete raccontare che non sapete parlare in pubblico. Vi dovete raccontare che volete parlare in pubblico. Vi dovete raccontare che volete avere maggior fiducia in voi stessi. Non in negativo, ma in positivo. Non è che non voglio essere più uno sfigato. No, voglio essere una persona che ha fiducia in se stesso. Non voglio essere uno sfigato. L'obiettivo quindi è lo stato
o il risultato desiderato da una persona. Quindi che cosa vuoi? Cosa vuoi? Gli obiettivi, poi vediamo anche cosa significa determinare un obiettivo. Hanno una funzione tremenda, micidiale. Se uno ha un obiettivo chiaro, poi vediamo che significa obiettivo, avere un obiettivo chiaro, cosa fa? Un obiettivo chiaro ti stimola all'interno una serie di scosse di adrenalina, di risorse che tu neanche pensavi di avere. Creatività, tutto, ti scatena tutto se tu hai chiaro quell'obiettivo. Se tu hai chiaro quell'obiettivo. E ti porta anche a generare, ecco, dei processi di auto-organizzazione. Quindi tu incominci già mentalmente a settarti, a organizzarti per raggiungere quell'obiettivo, sia in modo conscio che in modo inconscio. Poi vedremo anche la differenza. L'obiettivo è importante perché è la nostra bussola. Può essere un obiettivo di poco conto, di grande conto, non lo so, cioè questo poi non si danno, vedo, decidete voi come piccolo, grande, quello può essere l'obiettivo. Però se non avete un obiettivo, ma in genere nella vita, se non avete un obiettivo, io mi chiedo che ci state a fare. Cioè c'è un famoso detto per cui non c'è buono o cattivo vento per un marinaio che non sa dove portare la propria barca. Stai dicendo qualcosa? No, no, ok. No, il muto è passato, eh? No, cioè non è che puoi anche parlare adesso, sì. Allora, ragazzi, scrivete il vostro obiettivo. Dai, scrivete il vostro obiettivo. Sono 3:52, 3 minuti, ma proprio la cosa qui. Qualunque tipo di obiettivo. Il vostro obiettivo. Il vostro obiettivo. O il personale, familiare, professionale. Quello che è, anzi, facciamo così: sono 52, vi do 5 minuti, quindi hai 57 di trillo. Scrivete il vostro obiettivo. Quindi, che obiettivo volete raggiungere? Volete una relazione familiare più serena, volete portare la vostra famiglia alle Seychelles, volete cambiare lavoro, volete raddoppiare il fatturato. Sono tanti gli obiettivi. Scegliere uno, scegliere uno. Scegliere uno. Non siete obbligati a farlo, però secondo me se lo fate un po' che farvi bene. Questo è comunque nei sogni di tutti. Eh? Cioè, voglio dire, la vostra fantasia adesso, diciamo, gli obiettivi, grosso modo, ognuno di noi c'è un obiettivo, soltanto che certe volte è difficile attuarlo, perché ci sono una serie di paletti ogni quale si dice, ah, ma questo non lo so. Adesso intanto vediamo come vi descrivete il vostro obiettivo. Voglio prendere 30 al prossimo esame, 30 al giorno, 31, basta con gli esami. Chi offre di più? Dica 33. Voglio cambiare lavoro, voglio trovare lavoro, voglio vendere di più, voglio parlare meglio in pubblico, voglio che Massimo Nego smetta di parlare. Questo è facile, uscire dalla stanza, vabbè che c'è sempre la telecamera, quello che andava avanti, perché mi hanno ingaggiato 5 ore. Sentitevi liberi di scrivere quello che non ci pensate, buttate giù, buttate giù, buttate giù. Ormai lo raggiungo da tempo, quindi. Ci siete, hai fatto tutti? Vai, vai. Sto godendo dei 5 minuti. Vai, vai, ok. No, se so che ho visto che più o meno. Questo è un momento molto importante all'interno di qualunque percorso di coach. Poi sapete, qua ci sono 50 anni, hanno creato 10 miliardi di libri del coaching, metal coaching, life coaching, business coaching, ciccio coaching,
Kilo Coaching, Digi Coaching, eccetera, eccetera. Qualunque filone del coaching, questo settaggio degli obiettivi è fondamentale. Quindi questi 5 minuti sono 5 minuti di dimensioni cosmiche. Guarda, nella tua esperienza, quando sei in un'azienda e ti sei interfacciato con i dipendenti e hai chiesto loro quale fosse il loro obiettivo, solitamente loro avevano sempre in mente qualcosa di lavorativo o qualcosa di molto personale, di molto ampio, di molto vago? Allora, diciamo che parliamo di coaching professionale, però estraniamoci un po' dal contesto aziendale, perché poi ci sono alcune aziende che capiscono, comprendono che il coaching si rivolge all'intera persona. Ci sono altre aziende che dicono: no, devi parlare solo questo qua. Allora, la regola è che per avere successo nel business devi avere parimenti successo nella vita personale. Successo che significa? Stare bene con se stessi, essere soddisfatti di se stessi. Cioè, quale successo? Pensavo che successo fosse il problema, guardate, posso dire che stare bene con se stessi è il più grosso successo che uno possa avere nella propria vita. Lo stare bene con se stessi. Che significa? Stare bene con se stessi significa che le relazioni vanno bene, in famiglia si sta bene, tutto eccetera, quindi quando uno va a coricarsi va tranquillo e sereno. Che è un po' come facciamo la monetina nella strada che rimanga di taglio. Però così, è lì che bisogna, è su quello che bisogna lavorare. Poi ovviamente è un percorso, c'è un bellissimo libro che se ti capita che si chiama Chi ha spostato il mio formaggio? Della storia di un topolino che va alla ricerca, cioè, quattro personaggi che vanno alla ricerca di sto formaggio. Poi quando penso di averlo trovato, poi viene nuovamente rispostato. E uno sta lì quasi a pensare che il formaggio gli è stato rubato. No, non è stato rubato il formaggio. Hai un nuovo formaggio da cercare. Ci sono stati dei casi di depressioni post-ipersuccessi. Perché la persona ad un certo punto, dopo aver raggiunto quello che per lui era l'apice, si è trovato a chiedersi: e mo io nella vita che ci sto a fare? Gente che è andata in depressione. Ecco perché è importante, questo è un tema molto importante, che voi vi ricordiate sempre che intanto che un obiettivo ci vuole sempre, perché sennò, ripeto, senza obiettivo non avete benzina, non avete stimoli, ok? E che i vostri obiettivi non ve li ha dati un signore che è sceso da un monte con due pietre appresso, con la barba lunga, che potevo essere io fino a stamattina, che stamattina avevano ancora la barba bianca lunga, eccetera eccetera, poi mi sono andato al barbiere e ho fatto un restyling complessivo perché stavo con la barba lunga e con i capelli, era un misto tra Mosè e Beppe Grillo, e quindi non c'è non sono scolpiti nella roccia, non sono i 10 comandamenti, non c'è stato un fulmine dal cielo che ve li ha dettati. I vostri obiettivi vanno continuamente rivisti. Quando? Ogni giorno? No, perché sennò andate in palla, andate in iperventilazione, fate così, andate in una situazione di stress. Vanno periodicamente rivisti, secondo un lasso temporale che voi stessi decidete di darvi. Dipende anche quanto è lungo l'obiettivo. È logico che se io come mi do l'obiettivo, tra 2 anni devo arrivare lì, allora che cosa devo fare? Devo fare in modo che il mio percorso abbia dei momenti di verifica, perché sennò lì non ci arriverò mai. Chi vuole raccontare il suo obiettivo? 2 o 3 che vogliono raccontare il loro obiettivo, che lo vogliono leggere. Dai. Vivere una vita tranquilla e piena di soddisfazione. Ok. Questo è il basso. Bene, grazie. Raggiungere una stabilità lavorativa e familiare. Ok, grazie. Qualcun altro? Trasferirmi in un altro posto, con un altro lavoro.
è con una ventenne. No, non è vero. No, non tra vent'anni, adesso sono. No, con una ventenne. No, ma con la possibilità di dare, diciamo, più opportunità ai miei figli, perché okay, in questo contesto va più avanti la raccomandazione della meritocrazia, ci hanno un poco spazio. Qualcun altro? Io sono scritto in 2 anni triplicare il mio numero di commessi di lavoro. Ok, bene. Allora, il tuo obiettivo, grazie, il tuo obiettivo è ben formato, sempre. Adesso vi ho fatto una prima passata, avete scritto, adesso vi getto il vostro obiettivo. Bisogna scrivere smart, mi piace questa. Deve essere specifico, quindi deve essere ben descritto. Quindi voglio migliorare il, ok, però prova a raccontarmelo meglio, prova ad essere più specifico. Voglio andare all'estero, sì, ma prova a capire dove. Deve essere misurabile, nel senso che io so quando l'ho raggiunto. Specifico, io adesso non conosco la tua azienda, però può essere ad esempio triplicare il numero delle commesse. Se tu ad esempio articoli il tuo numero commesse per area geografica o linea di servizio, già può essere a quel punto lì una avere maggior contezza rispetto all'area geografica o alla linea di servizio, quindi sai eventualmente come dove agire. Poi sto facendo un esempio che non so quanto applicabile, può anche darsi che nel tuo caso triplicare sia già sufficiente sostanzialmente, perché potrebbe anche entrambe le cose. Perfettamente spiegativo. Deve essere achievable, raggiungibile. Quindi, scusate, misurabile. Quindi io voglio vivere una serenità, voglio vivere bene. Ok, il vivere bene difficilmente è misurabile, no? Perché è più qualitativo che quantitativo. Però prova a dire ok. Quando posso dire che sto vivendo bene? Quando posso dirlo? Mario. Deve essere rilevato. Non su una cosa naturale che è raggiungibile. Hai sporti pure la mano. No, ma il suo, come dire, lui ha l'obiettivo di andare a lei. Non esiste una felicità dove dicevo, questa è la felicità, sono arrivato lì e adesso sto. Anche quando le chiedi. No, ma sì, no, ma. Ma io, guarda, quando mi dicono, a volte mi dicono, guarda, ti dovevo far salto, io dico, guarda, il più tardi possibile, cazzo. Lo so, devi no? Morire qui. Lasciami soffrire questa terra, va. Come ti dicevo, i valori assoluti, la felicità assoluta, quello è un'attenzione verso spinto da determinati valori o verso determinati valori, no? Però non può essere un obiettivo la felicità assoluta, perché non è misurabile. La felicità assoluta, come la misura, cos'è la felicità assoluta? Può essere, puoi esplicitare in tantissimi modi. La felicità può essere avere una casa di 300 metri quadrati a Dubai, vista mare, attico, con giardino a 300 metri da terra. Ho vista l'acqua sulle montagne, bellissimo, una baita, bellissimo. Ecco, quella deve essere felicità, è specifica, l'hai raccontata, voglio andare in quella valle, voglio avere una baita, voglio avere dei cavalli dietro casa, ed è a questo punto anche misurabile. E sai che a quel punto di cos'è? A questo punto rispetto ad uno, voglio avere una casa bella. Che significa? Boh. Ti metti a cercare casa bella su internet, che ti esce, non lo so, anziché voglio avere una casa sulle pendici degli Alpi con vista sul cielo, cioè, sai già, l'obiettivo è specifico, cosa ti porta? Ti porta ad essere focalizzato, ti porta a scatenare anche già dei processi di auto-organizzazione impliciti, sai già che devi cercare un certo tipo di casa, un certo tipo di luogo. E com'è che lo fai? Perché ti sei già organizzato prima, no, lo fai, è implicitamente il tuo obiettivo che scatena al tuo interno dei processi auto-organizzativi. Quanto più specifico è il tuo obiettivo, quanto più specifico è, tanto più sei portato ad auto-organizzarti, proprio inconsciamente, non lo fai neanche in modo conscio, che tu stesso, che con tutto il tuo essere, si porta verso il tuo obiettivo.
Ecco perché triplicare, ma rispetto a chi? Rispetto a quale tipologia di clienti, a quale segmento di clientela, in quale area, da parte di chi? Quali sono i venditori che ti possono aiutare o non ti possono aiutare, quali su cui spingere, quali puntellare, eccetera, eccetera. Quanto più sei specifico, meglio è, perché a quel punto lì, in un processo di autoapprendimento, di auto-osservazione, no? Interattivo, come vi dicevo prima, e poi voi tutti quanti vanno verso quella direzione. Lì, a quel punto lì, al venditore, lasciami dire, non devi più aggiungere nulla. Perché l'obiettivo gli è chiaro, ma non chiaro così come... Quando oggi diciamo abbiamo un obiettivo chiaro, cioè nel 99% non è chiaro per nulla. Deve essere proprio specifico, deve essere misurabile, deve essere espresso in questi... Deve essere ovviamente raggiungibile, deve essere, cioè, qualcosa che sia achievable. Attenzione, raggiungibile significa che deve essere sotto la vostra responsabilità. Che deve essere qualcosa sotto la vostra responsabilità. Sotto la nostra sfera di competenza. Certo. Le leve le dobbiamo governare noi. Ovviamente nell'interazione con gli altri, se abbiamo bisogno di supporto, chiamiamo qualcuno a supportarci. Vogliamo creare un'azienda, ma non abbiamo idea. Abbiamo la giusta, la business idea, ma non sappiamo come metterla in pratica, chiamiamo un manager. Però sappiamo che dobbiamo chiamare un manager. Quello non è un difetto di competenze. Quello è, anzi, avere competenze giuste, riconoscere che io ho competenze fino a un certo punto e ho bisogno di integrarle con altre skill, con altre competenze per poter andare avanti. Deve essere rilevante, cioè ci deve portarsi a spingere da solo, ci deve essere questo fuoco incluso dentro. E deve essere temporalmente definito. 3 anni. Voi il tempo non l'avete messo. Allora, rispetto all'obiettivo che vi siete dati prima, altri 5 minuti per rivederlo in base al specifico, fattibile, temporalmente definito, misurabile e rilevante. Se avete domande, fatelo. Risponde Tommaso. No. Dobbiamo rivedere quello che... Sì, io prima vi ho detto, buttate giù il vostro obiettivo anche di getto quello che è, ok? Adesso vi chiedo, rivedetelo. Deve essere specifico. Allora, specifico significa articolo meglio, se secondo te è ancora troppo generico. L'esempio suo, quindi non andare in una bella casa qualsiasi, ma in una casa, una baita sulle pendici della montagna, con vista lago, e i cervi che fanno i cervi, non lo so, bollo del petto, no? Normale. Quindi ne mangio io tutto qua. Misurabile, quindi quando so che l'ho raggiunto questo obiettivo qua, quando lo so. C'è un obiettivo molto qualitativo, provate a capire quali sono le condizioni in cui pensate che questo possa significare aver raggiunto quell'obiettivo, in serenità in famiglia. Può essere, ad esempio, come obiettivo il fatto che il marito o il fidanzato non vada a vedersi le partite, se per esempio con voi che conosciamo gli scari. Quello, ad esempio, è un obiettivo qualitativo, però misurabile, ok? Proviamo a dirci questa roba qui. Deve essere raggiungibile, all'interno deve essere il leve che voi potete governare. Non tutte quante. Prego. Lei dice misurabile. Dammi da tu. Massimo. Quando dici misurabile. Certo. Allora, il misurabile può essere, se parliamo di business ad esempio, triplicare il fatturato, il numero delle commesse. Nel caso suo posso anche dire, no, vabbè, la sai, triplicare il numero delle commesse, però se tu le commesse le sottoposto, raccontami meglio. Triplicare il margine, triplicare il fatturato, cioè raccontami bene, alla fine tu fai azienda per cosa? Per fare commesse o per prenderti soldi? Qual è il fine ultimo? Ma in realtà sono abbastanza concatenate. Ok, però qual è il fine ultimo? Praticamente questo. Bravo. Quindi qual è il vero obiettivo? Per me è parte. Qual è il vero obiettivo di un'azienda? Il guadagno. Come ci arrivi? Sì, ci arriverò comunque triplicando il numero. E cos'è? L'obiettivo è l'utile. Come ci arrivi? Triplicando il numero delle commesse. Come triplichi il numero delle commesse?
non voglio che mi racconti sì, però il percorso è questo qua. E qui sto facendo una tecnica del vendere, mettiamola così, con un po' misto del dire. Questa qua si chiama in gergo aziendale lo shareholder value, cioè è praticamente un'articolazione dell'obiettivo massimo di un'azienda, che è quello del valore, valore ultimo per l'azionista, rispetto alle cause che lo compongono. Quindi alla fine per un azionista, per un imprenditore, qual è l'obiettivo ultimo? È portarsi i soldi in tasca. Come lo fai? Aumentando il fatturato. Come aumenta il fatturato? Aumentando il numero delle commesse, anziché il posto vendita, anziché la vendita. Come diminuisci i costi? Dando all'esterno, riducendo le parcelle commerciali, occupando alcune cose. Come aumenti il numero delle commesse, delle commesse? Andando più sul mercato, andando su un nuovo mercato, andando su una nuova linea di servizi, eccetera, eccetera. Però cerca di arrivare al, nel caso del business, io sono, lasciami dire, un po' categorico nel dare un po' di impostazione, perché quando un imprenditore mi dice voglio aumentare il numero di, dico sì, ok, però che te ne fai se poi li metti sotto posto? No? Cioè, poi per carità, poi ci possono essere N motivazioni, posso vendere sotto costo perché c'è un obiettivo di crescere, ok, allora quanto è il tuo obiettivo di crescere sul mercato? Per cui vedi qualche sito del tempo, magari partire sotto costo per poi arrivare. Ecco, per cui racconti la tua strategia. Okay, a questo punto non mi dici tra sei mesi, mi dici tra tre anni, questo è il mio piano strategico, e vediamo come lo articoliamo. Quindi partiamo basso e poi ci alziamo. Raccontandoci perché. Temporalmente definito. Temporalmente definito. Per tutta la vita. Per tutta la vita significa che se tu oggi non sei a quel punto lì, significa che ci devi arrivare. Allora dimmi intanto dove ci arrivi, quando pensi di arrivarci. Poi il tema è, una volta che ci arrivo lo voglio mantenere per tutta la vita, è corretto? E questo è il punto? Lo posso leggere così? Ti dico cosa ho scritto. Vai. Io ho scritto far sta bene agli altri, sì, per far sta bene se stessi. Ok, temporalmente definito. Cosa vi do? Tre anni di... No, intanto di sto bene con me stesso. Intanto fa stare bene gli altri, che significa? Cioè, prova a essere più specifico. Cosa vuoi fare? Volontariato? Vuoi entrare in un'associazione? Vuoi avere dei rapporti di buon vicinato, perché oggi sei un osso e tu aggredisci le persone? Cosa che... Cerca di essere più specifico. È importante essere, perché è la S di smart, e questo essere più specifico che poi trascina il resto, eh? Siamo andati oltre 5 minuti. Ok. Va bene, il review avete fatto. A questo punto. A che oggi troviamo un po'? A questo punto io vi rimarco alcuni punti, vi rimarco. Allora, deve essere, ricordatevi sempre, espresso in positivo, sempre l'obiettivo. Ecco, deve essere ecologico, che non significa che non deve sporcare. Significa che vi deve far star bene durante il percorso per raggiungere quell'obiettivo. Se io decido, facciamo un altro esempio perché non sono credibile, cioè di dimagrire, però se lui decide di dimagrire, se lui, qualcuno vuole dimagrire in stanza, no, ok, no, allora tu sei magro, anche tu, dai, allora, se io, facciamo così, se io decido di dimagrire, ho deciso di dimagrire, sono sceso già di un paio di buchi della cinta, è ecologico, è per me sostenibile, mi fa bene dire voglio dimagrire di 20 kg in 15 giorni, c'è un solo modo, mi taglio un braccio e mi fa star bene tagliarmi un braccio, cazzo, sarò pur sceso di 20 kg, però ok, quindi deve essere un percorso, l'obiettivo deve essere un qualcosa che faccia star bene voi nel raggiungerlo e durante il percorso, e che faccia star bene gli altri, ovviamente, quindi non deve far danno né a voi né far danno agli altri. Sì. Espresso in positivo.
Espressione positiva significa non voglio più rompermi le scatole, no, dice mi voglio divertire. Non voglio più rompermi, non voglio... Ok, definisci il tuo stimolo. Ok, sì, però definisci, appunto, se definisci il tuo stimolo, se definisci il tuo tendere verso un qualcosa di nuovo da raggiungere, va bene. Se il tuo obiettivo lo definisci come uno non voler più fare qualcosa guardando al passato, va male. Cioè non devi dire io non voglio più bestemmiare, devi dire io voglio parlare forbito come un inglese laureato ad Oxford, per dire, capito? Cioè non devi guardarti al passato e dire no, non voglio più fare quella roba lì, voglio fare un'altra cosa, voglio trovarmi in un altro stato con un altro comportamento, e descrivi il tuo comportamento, non quello che era prima in negativo, no, ma il nuovo comportamento. Quindi Lord inglese, che va bene, voglio andare all'estero, voglio andare, no? Quindi va benissimo. No, no, è qualcosa che non ti faccia male, che non sia nocivo a te e agli altri, perché ci sono obiettivi che possono far male agli altri. Che, scusa, obiettivi che asfaltano gli altri. Pur di raggiungere quell'obiettivo, trum, asfalto tutto e tutti. Pur di raggiungere quell'obiettivo, mi drogo. Lo sportivo, voglio raggiungere il record del... Mi drogo, e quello non è ecologico. Fai uso di droghe? No, ok. No, è una domanda. No, giusto, non esprimo giudizi, è solo un feedback. Scherzo. Dimmi. Quello lo devi decidere tu. Lo devi decidere tu. Attenzione, tu, tutto quello che è il cammino, come farlo, il prezzo da pagare, lo devi decidere tu con il supporto del coach, con il confronto, con l'osservazione. In un percorso per forza c'è qualcosa che tu tendenzialmente non andrà bene, molto meno magari sarà poi da sistemare. Ma quello è il dubbio. Sì, 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 quello è il dubbio. Però se il 100% ecologico non avrai mai una cosa. Allora, diciamo che qualunque cammino si percorra, qualche inciampo c'è sempre, ok? Però, ripeto, definire al tempo zero che per dimagrire mi devo tagliare un braccio, per diminuire di 20 kg mi devo tagliare un braccio, quello è già, a prescindere, non ecologico, è nocivo. Che per dimagrire devo fare jogging, e facendo jogging possa cadere e sbucciarmi le ginocchia, quello ci può stare. Quello è sicuramente nelle regole del gioco. Non lo posso definire non ecologico il cadere facendo gioco. Quindi ecologico comunque partendo da zero. In quel momento che uno lo definisce. Partendo da zero, però continuamente verificandolo, ovviamente. È logico che se tu tra sei mesi non sono dimagrito di 20 kg, non è, mi ripongo la domanda, mi posso tagliare il braccio? Beh, è logico che mi devo nuovamente rispondere di no. Quando tu definirai il tuo piano d'azione, devi dire sì, ma io sta roba qua è una cosa che mi porta a stress, mi porta in depressione, manderò quel paese ogni giorno mia moglie, non vedrò per X mesi i miei figli, per me è accettabile questo? Mi fa star bene o mi fa star male? Farà star male la mia famiglia o no? Ci sono alcune cose che comunque... Le risposte bisogna darle... Allora, ci sono alcune cose che va bene. Ecco perché queste cose qua vanno date in modo specifico sulle singole obiettivi e sulle singole azioni. Perché nella vita il ci sono alcune cose esiste per definizione. Che significa non dire nulla, lasciami dire. Ok? Quindi mettere in dubbio qualcosa non specificato significa non dire nulla. Specifica la cosa, specifica l'azione e metti in discussione quell'azione. Non nella vita ci sono alcune cose. Dire nella vita ci sono alcune cose significa non dire nulla. Significa non dire nulla. Ti stai già bloccando in partenza. Con una credenza al contrario, nel senso che sono consapevole che su qualcosa non potrò dare il mio 100% da una parte, dall'altra. Certo. Ce ne sarà una dove comunque magari sarà al 50%. Perfetto. La sacrifico perché mi va bene. Ma va benissimo. In
qual senso? Va benissimo, il bilanciamento qual è però? Bilanciamento come deve essere? Ma non avrò mai un 100% su tutto. Ma lascia stare il 100%, perché tu se parte il discorso non avrai mai il 100% su tutto, tu non farai neanche l'1%, non farai. Ma non credo a questa cosa. Non farai neanche l'1%. Sentimi, non farai neanche l'1%, se parte già con un riesco ad avere il 100% su tutto, non farai neanche l'1%. No, al contrario, adesso so già che la sacrificherò qualcosa. Ma va bene, no, ma se tu l'hai già definito, va benissimo. Va benissimo. Se per te è accettabile, va benissimo. Per te deve essere accettabile. Tu lo chiedi a me, boh, che io so, il obiettivo è tuo, l'azione è tua, la famiglia è tua, a te e alla tua famiglia deve essere accettabile. Per te è accettabile? Per Marchioni è accettabile non vedere mai la sua famiglia? Per Silvio Berlusconi è accettabile non vedere mai la sua famiglia? Per il mega capi di Stato è accettabile non vedere mai la sua famiglia? La risposta devo dare io? Se la devo dare loro. Queste sono risposte che dovete darvi voi. Io non do giudizi, io do feedback. Voi mi dite che è accettabile? Per me è accettabile. Cioè, ovviamente non mi dite qualcosa tipo voglio vendere droga, allora vi dico, beh, signore mio, esci fuori dalla porta. Però se parliamo di normali dinamiche di vita personale e di business, l'accettabile o non accettabile sta a voi definire. Sta a voi definire. Beh, se in un percorso magari tu hai definito che quella cosa comunque è accettabile al 50% e durante il percorso vengono anche più al 50% e arrivato al 20%, come ti comporti a farlo di tutto? Come ti comporti in azienda? Che proprietario, dai. Come ti comporti in azienda? Dai, porre domanda. Seguo l'approccio a porre domanda. Come ti comporti in azienda? Tu hai un obiettivo di raggiungere il 50% in più, arrivi fino al 20%, come ti comporti? Cerco di capire dove è il problema, certo. Magari quello è più accettabile. No, la domanda è lui. Come ti comporti? Ma forse io l'accetto qui. Senza porti domande? Certo, ponendomi sempre comunque domande. Allora, posso dire, intanto la prima cosa che devi fare è accettarla per definizione, perché la realtà non cambia, i numeri sono quelli, hai fatto meno 30% di quello del tuo obiettivo. Boh, quello andando. Il tema è perché l'hai fatto? Io sono il tuo amministratore delegato e ti chiedo perché più 20% e non 50%? Come mai c'è questo gap? Io sono il tuo amministratore delle regali. Ma forse che tu per seguire c'è il 20% o il 50%? Non c'è una risposta, non c'è una risposta che può andare bene per qualunque occasione. È logico che se noi ci siamo posti un determinato obiettivo e non l'abbiamo raggiunto, dobbiamo capire perché non l'abbiamo raggiunto. No, ma io non parlo, perché ci possono essere delle interferenze in questo percorso qua. Perché noi, se non capiamo l'interferenza che si è generata, siamo stati noi, sono stati gli altri, abbiamo eccessivamente colpevolizzato gli altri anziché prendersi l'industria responsabilità noi o quello che è, i mercati sono andati giù. No, non parlavo di obiettivi in questo senso. Partendo sempre sul discorso ecologico. Sì. E io comunque a priori ho già stabilito che su quella situazione il 50% probabilmente la perderò e mi va bene, lo accetto. Sì. Però durante il percorso lavorativo, se io mi accorgo che non sto più sacrificando il 50%, ma sto sacrificando l'80% di quella situazione, a quel punto che faccio? Decidi. Devi mettere in discussione. Allora, mettere in discussione che comunque stai perdendo l'80, non più il 50%. Allora, la risposta, non c'è una risposta. Allora. Decidi che per diventare il responsabile di area del sud Italia devi andare, ti dicono che devi andare 2 giorni alla settimana a Roma. Per diventare responsabile del sud Italia devi andare 2 giorni alla settimana a Roma. Cosa significa andare 2 giorni alla settimana a Roma? Significa che quei 2 giorni non vedi la famiglia. Ti piace l'idea di diventare responsabile del Sud Italia? L'idea di andare 2 giorni a Roma, Roma è pur sempre Roma, ti piace, va bene. Poi ne parli a casa con la moglie, titubante, ma sai, qua, vabbè, dai, ci organizziamo un po' la suocera, un po' la cognata, un po'. Vogliamo fare, facciamo. Parti, arrivi là. Arriva Massimo Negro, amministratore delegato, e dice: signori, il mercato è talmente, signori, congratulazioni,
diciamoci che siamo stati bravissimi, perché il mercato sta esplodendo, per cui è necessario che tu stia non due giorni ma cinque giorni alla settimana. Qual è il problema? A quel punto lì dove, qual è la risposta? Va credito. Non c'è una ricetta. C'è gente per la quale lo stare 5 giorni della settimana fuori è accettabile. Io sto tendenzialmente 5 giorni della settimana fuori. Per me e per la mia famiglia abbiamo convenuto che è accettabile. Ci sono persone che fanno il mio stesso lavoro, che dopo un certo numero di anni hanno ritenuto non esserlo più accettabile e hanno cambiato lavoro. Ci sono persone, un mio amico, che settimana prossima si trasferirà con tutta la famiglia, figli compresi, in Arabia Saudita. Per loro è accettabile. Va capito in quel momento lì. Prova a capire in quel momento lì, però se tu parti con l'obiettivo di io voglio andare a Roma per diventare responsabile di quell'area lì, però mai sia casomai mi chiedono di fare quella roba lì, incominci, cioè tu vai a Roma che hai già voglia di tornartene subito a casa. Quindi vivi pienamente il momento in base alle condizioni, alle variabili che hai oggi, che conosci oggi. Perché il fatto che quei 5 giorni possono durare 17 anni come nel mio caso, o possono durare 2 o 3 anni come un altro, oppure significa che stando a Roma quei 5 giorni significa che ti viene riconosciuto una certa compensazione di un certo tipo, e tu prendi la tua famiglia da noi quattro, non solo gli abiti, e la porti a Roma, boh, chi lo sa, come dice un cantante, lo scopriremo solo. Nel senso, in quel momento là riparti da zero con un discorso. No, lo devi rimettere sempre in discussione. Sempre in discussione. Ripeto, gli unici obiettivi e tutto ciò che è connesso, che non sono stati messi mai in discussione nel corso della storia, al limite completamente non accettati, ma mai messi in discussione, sono stati i 10 comandamenti. Nessuno di noi ha il privilegio o responsabilità di poter dettare a noi stessi obiettivi di quel tipo lì, per cui noi continuamente dobbiamo mettere i nostri obiettivi in discussione. Io 4 anni fa avevo determinati obiettivi. Ad agosto del 2012 sono interrotti i rapporti con la mia società e sono diventato un freelance. I miei obiettivi sono completamente cambiati. Il mio stile di vita è stato completamente messo in discussione. Ma tutto a 360 gradi, i pensieri di natura completamente diversa. Non si vive sempre con l'ansia come preoccupazione, perché io mi rendo conto che sto in continuo cambiamento, cioè nel momento in cui si stabilisce una cosa, devi riprendere tutta la gamba, perché cioè, mi trovo sempre in fronte a degli imprevisti. Cosa fai? Ok, allora adattabilità. No, non ho problemi, adattabilità. Di tempo, di famiglia, cioè tutto in secondo ordine, perché c'è l'imprevisto. No, perché c'è l'imprevisto? Perché oggi c'è l'imprevisto. Perché non so che devo tornare a casa, per cui accetto l'imprevisto. Sì. Sì, allora, lì ti dico una cosa, io non conosco la vostra situazione, però premesso che la situazione di alto dinamismo impone certi sacrifici, ripeto, secondo me certe persone, ma già noi nel piccolo... No, la vabbè, uno la può intendere come sì, questa è una condizione accettata, ritenuta accettabile, ecologica, mettiamola così, per alcuni può essere intesa come un sacrificio, per altri no, per alcuni può essere anche intesa come una fortuna non vedere per 5 giorni a settimana il primo marito o la prima moglie, dipende anche dai casi. Sul tema imprenditori e sul creare il giusto spazio al
alle responsabilità proprie altrui, quindi anche la possibilità di ricavarsi anche del tempo da dedicare anche a se stessi. Io qualche mese fa ho scritto sul mio blog un articolo che si chiama La sindrome di Atlante. Sai cosa ho fatto? Non mi riferisco a te, sto facendo un discorso, un quadro generale, che ripeto, oggi le tensioni, le dinamiche sono così veloci che molto spesso ti richiedono, non lo sai neanche, di restare fino a mezzanotte in ufficio, perché nel frattempo ti è arrivata la commessa da parte del cliente che ti dice guarda, non ho ricevuto quella cosa lì, ho fuori, scappa, li fai, metti a posto, eccetera, eccetera, può succedere. La sindrome di Atlante, Atlante chi era nella mitologia greca? Colui che reggeva il mondo sulla testa. Ecco, allora, sia che sia nel business, sia che siate nella famiglia, sia che siate nel rapporto di coppia, eccetera, eccetera, voi verificate sempre di non trovarvi mai in una situazione del genere. Perché il più delle volte, persone che sono abituate a portare responsabilità, ripeto, di qualunque natura sia, molto spesso si accollano dei pesi anche non dovuti. Anche non dovuti. Ma poi sono del carattere della persona. Io non so mai dire di no. Quindi. Mozzinati la mano. O la lingua. Dai, poi ne parliamo. Se no, deviamo troppo. Se io a casa devo, cioè, a casa devo chiamare, cioè, bisogna mettere a posto il giardino, cioè i giardini, devo chiamare io il giardiniere. Ma invece c'è un altro che potrebbe chiamare il giardiniere, giusto? Giusto. Giusto. Sì, il tema è complesso, che può essere come il giardiniere, che può essere come sì, no, ma va bene, che può essere il giardiniere, come può essere il voler essere necessariamente presente lì quando l'operaio stringe il bullone e non i responsabili di quell'area, però no, perché ci dovessi per forza io, ho capito, però c'è tua domanda. Di chi è la colpa? Mia. Non rispondo. Allora, no, non rispondo perché poi ne parliamo. Però vi voglio a questo punto far fare quest'altro esercizio e poi ci interrompiamo. Vi ho fatto fare una prima passata dall'obiettivo, poi ho detto provate a scavare, a misurarlo, eccetera, eccetera. Adesso, per sentirlo veramente questo obiettivo, andrebbe cosa? Andrebbe visualizzato. Andrebbe ascoltato, andrebbe sentito. Cioè, io l'anno scorso ero a Londra ad un corso di Anthony Robbins, uno dei più noti formatori e coach a livello mondiale. Abbiamo fatto un esercizio appunto di visualizzazione del nostro obiettivo, non lo possiamo fare qui perché sennò ci mettiamo 2 o 3 ore di loro, però era propedeutico alla camminata sul fuoco. Quello che il mio obiettivo qual era? Era quello di stare, avevo appena iniziato il mio percorso di formazione, sentite il mio obiettivo era quello di stare in piedi davanti ad una sala con la luce dei fari puntata o comunque ambiente luminoso, colorato, con persone che mi stavano ad ascoltare e che alla fine mi applaudivano. Quello l'obiettivo che mi sono dato in ultima istanza, dopo aver fatto tutto quel percorso che ho fatto fare, non è uno voglio fare il formatore in Puglia anziché in Italia, anziché di un certo tipo, no. Ho detto voglio fare il formatore in Puglia, eccetera, eccetera, poi cazzo mi sono sentito, visto proprio in aula che formavo delle persone, parlavo con le persone, sentivo le loro voci. Mi sentivo bene dentro a stare, quando ho aperto gli occhi, dicevo, cazzo, sento, ho camminato sul fuoco senza neanche capire neanche cosa stavo facendo. Non vi chiedo di camminare sul fuoco, però secondo me, se oltre a raccontarvi di voler avere una vita felice, chiudete gli occhi, o occhi aperti, o come volete voi, e vedete
la faccia vostra e della vostra compagna, compagno, marito, marito, quello che è, entrambi sorridenti, se ti senti, se ti vedi non come un film esterno, ma ti senti essere all'interno del film e dici quello è il mio obiettivo, se tu quella casa lì te la immagini, eh? Com'è? Grazie, com'è? Non so qual è. Se tu tipo, visualizzi quel bel più 300%, quando lei che ti dice è bravo, eccetera, eccetera, è più motivante rispetto ad un quello che è. Cioè, se voi immaginate il contesto, il momento in cui si realizzerà quell'obiettivo, non come se fosse un momento futuro, ma come se voi oggi state già lì, oggi state già lì, oggi è quello, però vedi, è già più accattivante l'idea, è già molto più accattivante l'idea, ti stimola molto di più, è visiva, è colorata, poi ci sono, uno può vedere, un altro può ascoltare, un altro può sentire questo obiettivo, perché noi apprendiamo e ci relazioniamo con le persone in base a tre stili diversi. Ci sono le persone visive, quelle come me, ve ne accorgete perché parlano abbastanza veloce, a mitraglia. Io andavo bene a studiare perché era una persona in memoria molto visiva, bastava che imparavo 4-5 parole chiave per pagina e alle 5 e mezza stavo già a giocare a pallone. Ci sono le persone che hanno bisogno invece di sentire le voci, di sentire gli umori, se no non riescono ad entrare dentro, non riescono a comprendere. E sono tipicamente quelle persone che ti dicono ascolta, no? Senti un po', ascolta, ma che usano verbi legati all'udire. Ci sono persone invece che vogliono sentir dentro vibrare qualcosa. Questo ad esempio per chi fa vendite o per chi fa colloqui è molto importante, perché se per chi fa vendite io sono una persona visiva e vado a usare una tecnica di vendita visiva con un cliente che è auditivo, quello non ci capisce, non ci sta comprendendo. Quello non ci sta comprendendo. O se vado a parlare con tecnica auditiva, uno che deve sentire dentro, quello non ci sta comprendendo. La vendita. Ed è molto importante. Questo noi siamo un po' sfondati sul canale tecniche di vendita, ma questo tecniche di vendita come può essere tecniche di promozione di se stessa. Qualunque tecnica di promozione di se stessa deve partire dal comprendere chi si ha davanti. Altrimenti non riesce a promuoverti, non riesce a valorizzarti. Parli, quello non ti sta ascoltando. E la responsabilità di chi è? È tua. Tra sender, cioè colui che invia, e receiver, colui che riceve, la responsabilità è sempre del sender, di colui che manda il messaggio. Ricordatelo sempre. Non è che il cliente non mi ha capito. Attenzione, sì, per carità, poi ci sono pure quelli, che ci mettono del proprio. Ci sono pure quelli che è bene mandare a quel paese. Però la prima domanda è: mi sono messo nelle condizioni o mi sono espresso in modo tale che il cliente potesse comprendermi? Questa è la prima domanda, non perché il cliente non ha capito, ma io mi sono messo nelle condizioni, ho messo nelle condizioni il cliente di poter comprendere. Ricordate che la responsabilità è sempre del sender, di quello che invia, mai di quello che riceve, come primo ovviamente approccio, come primo impatto. Poi ripeto, poi ci sono dei casi in cui ci sono alcuni ricevitori che devono messi ovviamente alla porta. Perché se c'è questa sensazione qua, se voi immaginate, se voi visualizzate il vostro obiettivo come averlo in pugno, vederlo, sentirlo, ascoltarlo, è molto molto più bello, molto molto più bello. Quindi che significa? Voi siete un'associazione di formazione, datevi come obiettivo di avere determinato, cioè datevi come obiettivo aumentare il numero di sessioni formative. Se a questo obiettivo qua ci accostate ci vogliamo vedere nella sala, nel salone grande dello Sheraton di Bari con la sala piena, l'effetto qual è? Emozionante. La prima cosa, cioè, il brivido lungo la schiena.
e da brivido lungo la schiena. Poi ricordiamoci, deve essere sempre alla vostra portata, cioè deve essere sempre, poi attenzione, alla vostra portata, che questo è un altro obiettivo, deve essere alla vostra portata però, nel senso che deve essere raggiungibile, nel senso che se questo qua è, se questo è l'obiettivo, raggiunto? L'ho raggiunto? Sì o no? Poi? Sì, l'ho preso. L'ho preso. L'ho raggiunto? L'ho fatto in modo? Così deve essere. Non deve essere troppo facile. No. È come in palestra. Non deve essere né troppo, troppo difficile da raggiungere, perché se in palestra, se siete alla prima sessione, caricate 100 kg, vi viene già il colpo della strega, 300 ernie in contemporanea, battete tutti i record, ovviamente. Però deve portare man mano ad allungare il muscolo. Anche con dei piccoli incrementi, con dei piccoli passi. Ad esempio, questa è la prova che voi fate voi in azienda per i fatti vostri, eh? Se voi applicate la regola del più 10% o meno 10%, l'effetto del dire utile netto più 10%, però se quel più 10% lo applichi al più 10% dei ricavi, la regola del 10%, più 10% dei ricavi, meno 10% dei costi, ti rendi conto che l'utile netto non è più 10%. Quindi tu dai l'obiettivo del 10% a tutta la tua azienda, non solo a te stessa come imprenditrice, ma a tutta la tua azienda, e vedrai che l'utile netto non aumenterà del 10%, ma sarà molto di più. Quindi ad esempio un cliente in più e qualche spesa in meno ti possono portare già dei benefici in modo molto più evidente sull'utile netto rispetto ad un... Ecco perché, come ti dicevo prima, è importante, specialmente nel business, partire dal fine ultimo, che qual è? Portarsi valore a casa nelle tasche per un imprenditore. E a quel punto lì poi, partendo dal risultato ultimo, quindi il guadagno netto, articolarlo come un albero in tutte le sue, in tutte le sue cause. In modo tale che quanto più riesci ad essere specifico, più leve hai per creare un effetto domino a questo punto all'interno della tua azienda. Un effetto domino. Ok. Ultimo obiettivo, ultimo tema, poi ci fermiamo. Il perché. Perché vuoi raggiungere il tuo obiettivo? Perché lo vuoi raggiungere? E deve essere un forte perché. Cioè io voglio avere successo nel business, voglio avere la promozione, voglio intascare di più, voglio avere la casa nuova. Perché? Perché? Perché io, ad esempio, nel mio caso voglio far star bene la mia famiglia, voglio assicurare che i miei figli possano andare all'università di prestigio. Perché? Perché ragazzi, se uno dice voglio fare più X per cento di vendita in più, però non si dice neanche il perché, non si dice neanche il perché, è difficile, no, cioè, lo può anche raggiungere, lo può anche superare. Però nel momento di difficoltà, in cui devi spingere di più, in cui sai, cazzo, che sei un libero professionista, che devi trovare del lavoro, che sei un'imprenditrice, un imprenditore o uno studente, devi raggiungere quell'esame lì con quel voto, perché sennò altrimenti non riesci ad entrare in certe graduatorie, quello che è. E perché lo vuoi fare? Perché mi voglio, cazzo, sentire bene, perché voglio essere un professionista affermato, perché voglio far star bene la mia famiglia. Voglio far andare all'estero perché, come dicevi tu, perché voglio che i miei figli abbiano più opportunità per eccetera eccetera eccetera. Cazzo, un perché più forte del genere, cioè quando lui pensa al suo obiettivo lo accosta al benessere dei suoi figli. Porco cane, il vostro perché, vostro interno forte, perché volete raggiungere quell'obiettivo lì, perché volete essere dei formatori di eccellenze, perché? Perché per voi, per qual è il vostro, non perché degli altri, dei vostri clienti, perché per voi volete diventare? Perché? Questo è un perché tutto vostro. Però diventa la molla su cui saltare per farvi saltare ancora più in alto. Quando siete in difficoltà è la spinta e il carburante che vi dà. Quando sarete nei momenti di difficoltà. Ogni tanto ricordatevelo.
Cioè, quando un ciclista è in montagna e c'è la strada in salita, che fa? Che fa? Scende dalla bicicletta e fa così e chiede alla macchina di servizio che gli arriva dietro, ma caricami e portami su? Ma cazzo, si alza e spinge di meno. No, spinge ancora di più. Cioè, il perché vostro, tutto vostro, non ve lo chiederò, deve essere un perché tale per cui voi, quando sarete in difficoltà, non rallentate, per cazzo voglio capire, no, prendete tutte le precauzioni del caso, ovviamente, ma deve essere quel perché che vi fa spingere ancora di più. Non sto riuscendo a sfondare Lazio, perché? Cazzo, cioè, ci devo arrivare, perché? Ci devo arrivare perché voglio che... devo pagare l'università ai miei figli al MIT di Boston. Non lo so, quello che volete voi, anche la soddisfazione personale. Voglio sentirmi apprezzato dai miei colleghi. Voglio che i miei amici al bar mi dicono: cazzo, quello lì è bravo, eh? Dicono che al lavoro è bravissimo, è spettacolare. Quello è già un forte perché, un apprezzamento di natura personale, non necessariamente riferito a terze parti o che debba vedere il coinvolgimento di altre persone. Perché? Perché mi voglio sentire apprezzato. Perché quando vado al bar le persone si allargano e mi salutano e mi danno il benvenuto e mi considerano di più rispetto a quello che oggi sono. Vengo accettato in certi ambienti, per me è un obiettivo importante. Voglio sentirmi soddisfatto di frequentare determinate persone. Bene, direi che sospendiamo.